Salve cacciatori e bentornati sul mio canale. Io sono Saburo24 e questo è il decimo episodio dell'enciclopedia di Monster Hunter. Per questo episodio ho deciso di fare qualcosa di speciale, di portarvi un drago anziano. Per chi non lo sapesse, un drago anziano è tutta un'altra categoria rispetto ai mostri che abbiamo visto negli episodi precedenti e che vedremo negli episodi futuri. Anzi, direi proprio che non è un mostro, viene visto quasi come un cataclisma, qualcosa di un'eccezione alla regola, ecco. Ora vi leggo una descrizione veloce su cosa sono esattamente i draghi anziani, in modo che vi fate un'idea. I draghi anziani, Elder Dragons in lingua inglese, sono una categoria di mostri introdotta nella prima generazione. A differenza di altre categorie, che classificano i mostri in base a tratti condivisi, i draghi anziani sono creature che esulano dalla classificazione comune e si estraneano dal normale ecosistema, indipendentemente dal fatto che siano simili a un drago o meno. Sono solitamente rare creature dall'immenso potere che hanno vissuto sin dai tempi antichi, il che li rende più dei fenomeni che dei meri animali. Sono spesso paragonati a disastri, cataclismi e forze della natura viventi. Ecco che cosa sono i draghi anziani. E oggi ne andremo a vedere uno. Apriamo la nota del cacciatore. Un terrificante drago anziano che appare se ci sono altri simili nelle vicinanze. La sua propensione a distruggere qualsiasi cosa si ponga sul suo cammino è ben documentata. Il Ner gigante ha l'abilità di guarire le proprie ferite quasi istantaneamente. Le cicatrici tendono a indurirsi nel breve tempo, quindi attaccalo quando le sue ferite sono ancora fresche. E questo è uno dei pochi consigli che ci vengono dati dalla nota di caccia. Andiamo a vedere che cosa si può rompere o tagliare del Ner gigante. La parte più interessante che ogni cacciatore dovrebbe colpire è la fronte, poiché una volta rotti i corni otteniamo tante ricompense importanti. La maggior parte della sua build, che vedremo alla fine del video, si crafta proprio rompendogli le corna. La coda si può tagliare, è molto difficile ma si può fare, e come potete vedere dagli elementi è estremamente debole al tuono. Anche il drago è abbastanza efficace, ma non quanto il tuono. Per quanto riguarda tutti gli altri elementi, sono particolarmente indifferenti, quindi sì, ci sarà un bonus nel danno, ma non esagerato. Per quanto riguarda le anomalie, lo si può paralizzare, avvelenare, addormentare, stordire, tutto quanto senza troppi problemi. Ragazzi, la battaglia sarà incentrata sul tagliargli la coda e alla fine della battaglia spezzargli le corna, quindi direi di buttarci subito in mischia. Ragazzi, siamo pronti per la caccia. Vi mostro soltanto le abilità che consiglio contro il Ner gigante, perché con il Ner gigante non si scherza. Protezione udito a livello 5, resistenza allo stordimento livello 3, quindi massimo tutte e due, bonus salute al massimo, antisismico livello 2. Tutte queste abilità sono fondamentali contro di lui, l'antisismico un po' meno, poiché il Ner gigante, come altri mostri il Diablos, una volta che vi ha storditi, e credetemi lo farai facilmente, triggererete il suo attacco micidiale, cioè balza in aria e poi vi si schianta addosso ed è morte certa, ok? Solo in alcuni casi si riesce a sopravvivere con un pizzico di HP, ma veramente a culo, e quindi con queste abilità evitiamo il problema. Ora, è un po' che non gioco a Monster Hunter, quindi saranno qualche settimana. Spero di non aver dimenticato i tasti, perché sto giocando a di tutto ultimamente. Però dovremmo farcela. Dov'è? Di qua. Ci sono dei draghi anziani molto più grandi di lui, ma Monster Hunter è famoso anche per questo, cioè i mostri grandi non sempre sono i più forti, e il Ner gigante ne è la prova vivente. Che l'abbiamo colpito in volo. Poteva andare meglio, sì. Attacco con la coda. Questo è un attacco molto pericoloso, quindi stiamo attenti. Approfittate un po' del terreno e cercate di saltargli addosso, come ho appena fatto.
veramente bello. Tra l'altro una cosa molto buffa da notare, che il Diablos, che vedremo in un prossimo episodio, ma probabilmente alcuni di voi già lo conoscono, ha delle corna estremamente grandi, ma in quel caso sono giustificate dal fatto che il mostro stesso è enorme. Il Nergigante invece ha delle corna estremamente grandi, talmente tanto da essere, diciamo, non proporzionali al suo corpo, alle sue dimensioni. Sono veramente enormi, più grandi della sua testa. Ok, questo ha fatto male, questo ha fatto male. Non utilizziamo la pozza, ma perché Leorio ci ha lasciato una Vespa. Vigor Vespa. Scusatemi, sono un po' concentrato perché è molto molto pericoloso. Io so come affrontarlo al meglio, cercando di evitare la maggior parte dei suoi danni, ma per un principiante potrebbe essere veramente tosta. Ecco, questo è un attacco che fa con le ali per sbilanciare l'avversario, infatti ci ha sbilanciato, però siamo riusciti a riprenderci velocemente. Vedete, in questo caso le gli aculi, scusate, volevo dire, sono estremamente chiari, bianchi, quindi sono facili da rompere, a differenza di quelli che ha in testa, che sono diventati già neri, perché gli abbiamo fatto un bel po' di danni alla testa, e quindi sta cercando di proteggersela. Via! Ah, ci ha caricato. Proviamo ora! Ce l'abbiamo fatta? No, peccato. Peccato. Ecco, vedete i danni che è riuscito a... Oh, questo è l'attacco micidiale, quindi stiamo per... Mamma mia, che culo che abbiamo avuto. Siamo stati molto fortunati. Quello è l'attacco più forte che ha. Ce l'ha con Leorio. Ce l'ha con Leorio, ne approfittiamo. Non bisogna essere molto ingordi con lui, bisogna attaccarlo quando si ha la possibilità. La maggior parte del tempo dovete schivare i suoi micidiali attacchi. Dove va? Se ne va? Ok, perfetto, noi ne approfittiamo. Allora, siamo pronti. L'acutezza dell'arma è di nuovo bianca. La coda ha subito ultimamente dei danni, gli aculi sono bianchi. Sta cercando di proteggere le sue ferite, quindi adesso ci concentriamo un po' sulla coda per rompergli questi aculi. Però non è facile. Si muove veramente tanto. Oh cazzo, oh cazzo. Ok, abbiamo fatto male, eh? Questa è una posizione estremamente pericolosa per noi. Dovremmo andarcene, farlo uscire da qua, perché vedete, è facile che lui ci colpisca in questa maniera. Non sottovalutatelo. Dovrei essere morto. Vediamo. Grazie Leorio, l'ha distratto. Vedete, sembra facile, ma in realtà lo sottovalutate e ve la prendete in quel posto.
Te l'ho schivata. Volevi. Mamma mia, l'ha sentito quel colpo. Cazzo se l'ha sentito. Ci abbiamo stordito. Vediamo se riusciamo a staccargliela. Perfetto. Ha droppato dei baccelli drago, penso. Sì, baccello drago. Nice. Questo è molto buono per stordirlo. Non fa molti danni, ma non serve a fare danni. Cioè, colpite in faccia, lo stordite. Non sempre, ma può capitare. Ok, abbiamo finito. Schivata. Molto facile da schivare una volta che si è imparata l'animazione. Perché quel pendente fa veramente tanti. Oh, l'ha rifatto. Schiviamolo. Ok. Sarò onesto, vorrei tanto andargli a colpire la coda adesso, però penso che ci concentreremo un po' sui corni, perché voglio rompergli. Intanto la coda comunque a breve dovrebbe spezzarsi. Vedete, sono talmente duri i corni che bisogna avere l'acutezza bianca per rompergli. È stanco, sta zoppicando. Questa forse è la parte più difficile della battaglia, poiché i draghi anziani sono un po' come i Wyvern brutali che abbiamo visto. Ne abbiamo visti due fino adesso di Wyvern brutali, il Glavenus e il... vediamo se me lo ricordo. No, non mi ricordo il nome. Il Barrot. Mi è venuto adesso il Barrot. E i Wyvern brutali abbiamo visto essere estremamente aggressivi nella fase finale, quando stanno per morire, tra l'altro non mostrando alcun segno quasi di debolezza, a differenza degli altri mostri. Ecco, i draghi anziani sono un po' simili. Fino all'ultimo combattono alla massima potenza, anzi proprio durante la fase finale diventano estremamente aggressivi. E c'è un'altra cosa da dire: ci ha portato nel suo nido, che è estremamente piccolo, come potete vedere, quindi sarà veramente difficile schivare i suoi colpi. Quindi dobbiamo stare estremamente attenti. Ok, questa non c'è. Che culo. Che culo. Per un attimo ho pensato ci avesse colpito. Bellissima la musica. Ups. Stordito. Oh, finalmente gli abbiamo staccato la coda. Proviamo a spaccargli il corno, se è possibile. Tre attacchi speciali uno dopo l'altro. Ora purtroppo non ne possiamo fare più. Dobbiamo ricaricare l'arma. Gli abbiamo fatto veramente tanto tanto danno. Spero abbiate notato gli aculei. Cazzo che male.
gli aculei duri che aveva sulla fronte ci hanno impedito di colpirlo. Mi piacerebbe rompergli il corno però, eh? Almeno uno. Vieni qua. Ah, peccato. È stata una bella battaglia comunque. Raccogliamo le nostre ricompense. Corno, nonostante non gliel'abbiamo rotto. Fantastico. Giusto? No, non gliel'abbiamo rotto. Forse comunque l'abbiamo danneggiato il corno e quindi ci ha ricompensato in questa maniera. Ok, la differenza più grossa, come avete potuto vedere, è che questo mostro, a differenza degli altri, ci ha messo estremamente in pericolo più di una volta durante la battaglia. Perché appunto non è come gli altri mostri, è un drago anziano, ha tanti tanti danni. E quindi è una battaglia unica, ecco. Come in ogni episodio dell'enciclopedia, alla fine ci troviamo nella forgia a vedere che cosa possiamo craftare con i materiali farmati dal mostro. Il Nerd Gigante ha una corazza che esteticamente a me fa abbastanza cagare, sono gusti personali ovviamente, mi ricorda molto Mordekaiser di League of Legends. E che dire, a parte l'estetica, risulta essere un'armatura abbastanza interessante perché offre una difesa fisica base assurda, quindi è molto molto resistente, a parte al tuono ovviamente, al drago, quello è scontato. E ci offre anche un bonus attacco di livello 4, perché la cintura, i guanti e l'elmo offrono appunto bonus attacco e sommati fanno un livello 4. Che cos'è il bonus attacco? Come dice la parola stessa, aumenta il danno fisico del nostro personaggio. Di più 12, più affinità 5%. L'affinità vi ricordo essere il critico in questo gioco. Per tante armi c'è la serie Ner Gigante, come possiamo vedere spada e scudo, che ha di solito il sigillo anziano su alto, attributo drago estremamente elevato, 120 in questo caso, un'acutezza estremamente buona, come potete vedere il blu è più grande del verde, quindi significa che la lama farà fatica a rovinarsi in combattimento, quindi non dovete affilarla in continuazione, e il danno base è veramente buono. Questo lo possiamo vedere con tutte le armi, anche la spada lunga che utilizzo sempre io, ha la serie Ner Gigante, anche qui l'attributo drago è diminuito da 120 a 90, però abbiamo il danno base aumentato da 280 a 627. Questo anche con lo spadone, non so adesso che armi utilizzate in Monster Hunter, però sappiate che la serie Ner Gigante ce n'è un po' per tutti. Come potete vedere, estremamente elevato il danno base, l'attributo drago è estremamente buono, l'affinità non ha nessun malus, quindi stiamo parlando del 0%, e tutte le armi hanno lo slot per i gioielli, che è molto interessante, perché possiamo mettergli dell'affinità o del danno bonus aggiuntivo. Detto questo ragazzi, spero che il primo drago anziano che abbiamo visto vi sia piaciuto, probabilmente il prossimo lo vedremo nel 20° episodio dell'enciclopedia di Monster Hunter, e se avete dei feedback da darmi, non so, miglioramenti che posso fare per questa serie, qualsiasi cosa, mi raccomando, nei commenti scrivetelo, e non mi dispiacerebbe ricevere feedback, cioè feedback che mi possa aiutare a migliorare la serie. Detto questo ragazzi, un saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!